Fragoline, questa è una nuova ricetta che non l'ho mai fatta e la vorrei fare per la prima volta con voi insieme, la facciamo insieme. Allora, iniziamo subito, dovrebbe essere facilissima da fare e proviamo a vedere, scusate, gli ingredienti per fare le lasagne al pesto. E ovviamente la preparazione. Adesso vi dico gli ingredienti. Volevo precisare che sono solo pochissimi ingredienti e che io voglio farla così. Per cui è la mia prima volta, vediamo come viene e vediamo se viene buona. Proviamo a farla. Allora, innanzitutto mettete un bel mi piace a questo video e vi dico gli ingredienti. 2 di sfogliatello lasagne fresca all'uovo, queste qua io l'ho preso di Rana, Giovanni Rana, questi che ce ne sono dentro 12 foglie, qui c'è scritto 15 di cottura subito in teglia, per cui pochissimo. Ne ho presi due, uno è questo e uno è questo qua che vedete che è già aperto, per cui cioè, sono fatti così e sono questi due. Allora, potete farla a casa la pasta senza comprarla, ma siccome era un procedimento un po' più lungo, volevo fare qualcosa di veloce, le compriamo. Cioè, l'ho comprata. Per cui questi due. Il formaggio. Scusate. Il formaggio. Questo qua ho preso in promozione, scusate la moto, formaggio da mettere sopra, io ho preso questo qua, formaggio grattugiato di 2,50. Poi la besciamella, ho preso questa ma avevo anche questa qui, vediamo, gli ingredienti sono questi, le dosi dovete andare a occhio perché sinceramente non so quanto ce ne servono. Io ne ho presi due, potrebbe essere che ce ne servono uno. Per cui questa qua, la besciamella, ne ho presi due. Poi, ovviamente, è fondamentale il pesto, ne ho presi tre. Oh, scusate, ma è una cosa assurda, sto. Ok, vediamo se riesco a inquadrarli. Ne ho presi tre, se vedete, ma questo qui è praticamente quasi metà. È fatto così, per cui non è neanche liquido. Io preferisco prendere quello liquido. Ho preso questo perché ero in promozione, per cui preferisco prendere le cose in promozione perché già il pesto costa già 3 euro. Ho preso quella della Barilla senza. Ah no, questo qua è con basilico fresco e parmigiano reggiano. Questo è diverso. Invece questo qui è alla genovese senza aglio, con basilico e parmigiano reggiano. Per cui questo qua è molto diverso da questo che ha preso mia mamma. Sono diversi. Questo è senza aglio, questo è con aglio. Per cui non lo so. Direi che prima usiamo questi tre e questo lo metto da parte perché mi sembra che con aglio non va bene. Per cui questi sono gli ingredienti. Ok, poi ovviamente la teglia. Dipende. Io uso questa qua. Se è alta è meglio. Deve essere alta. Iniziamo la preparazione. Teglia. Prendiamo la besciamella, facciamo così, mettiamo un po' sulla teglia. E
e la dobbiamo stendere. Adesso io vorrei mettere sopra il pesto, però proviamola a farla senza metterlo adesso, ma lo mettiamo dopo. Noi le mettiamo così. Mettiamo il pesto. No, scusate. La besciamella. Ovviamente ci vuole più altro la besciamella. Metto ancora un po'. Ovviamente non è liquido e giustamente dovete spargerlo. Ok, allora, grazie alla moto, siccome questo è un pesto che non è liquido, è più denso e molto più difficile, diciamo, spalmarlo. Mettiamo sopra il grana. Credo che è troppo, però vabbè, fa niente. Poi ricominciamo. E ovviamente facciamo la stessa cosa come prima. Vado un po' più veloce, se no sto video dura troppo. Solo per fare delle lasagne. Ok, dopo aver fatto, diciamo, lo strato, credo che sono 3 strati, perché alla fine non sono riuscita neanche a finire, diciamo, come vedete qua, non sono finite, perché non ho più besciamella, il pesto l'ho finito. E allora io la faccio così perché è la mia prima volta, voglio provare a vedere se è buona così come la faccio io, e poi vi farò sapere, giustamente a fine video vi dirò se è buona o no. Mettiamole in forno.
Lasciamola per 30 minuti in forno e aspettiamo la cottura. Per cui mettiamola in forno. Allora, siccome non ho riscaldato il forno, lo sto riscaldando adesso, per cui calcolate che dovete metterlo per 30 minuti. L'ho messo a 150, se per caso è poco, alzo la temperatura. Perché non so bene, dipende dal forno, anzi facciamo 180. 180 per 30 minuti e vediamo. Intanto lo facciamo fare. Ci vediamo dopo. Venute buone. Consiglio. Non male.